Questa mattina a casa Micciola una grande sorpresa, è stato segnalato un nido di tartarughe caretta caretta che hanno preso il largo verso il mare. Ce ne parla Angelica. Sì, questa mattina è veramente del tutto sorprendente perché comunque ci troviamo su una spiaggia che è molto affollata. Le bagnanti vengono qui alla mattina, hanno subito segnalato alla capitaneria la presenza di circa 50 tartarughe che poi hanno preso il mare. Le ringraziamo perché sono state veramente molto preziose e poi con l'aiuto sempre della capitaneria e del comune siamo riusciti a limitare la zona. Ci teniamo comunque a ringraziare anche il Lido Franco che ci ha dato una mano in questa mattina e si sta prestando molto presente. Voi al momento state monitorando la situazione, qui è tutto transennato. Quante altre uova si prospetta che ci siano sotto? Beh, tendenzialmente in media possono nascere dalle 50 alle 150 tartarughe. Noi comunque questa notte saremo qui assieme alla stazione zoologica e ci auguriamo che ne nascano altre. Bellissimo, un regalo. La prima volta che sono riuscita a battere il mio record di stare alle 8:10 qui sulla spiaggia. E ho visto la seconda covata, c'era già la volontaria Angelica. E niente, dalla sabbia sono spuntate queste due testoline, poi altre, una decina, e sono state accompagnate piano piano alla riva anche dai bambini con dei guanti, con molta attenzione. Il regno di Nettuno era già, diciamo, che presidiava. Bellissimo, emozionante, veramente c'è da commuoversi. Diciamo noi residenti che usiamo questo angolino, questo spicchio di spiaggia, sempre più aggredito anno dopo anno, ci sono spostamenti di misurazioni da una parte e dall'altra, veramente ci sentiamo come i padrini di queste tartarughine. Siamo contenti perché significa che ancora non tutto è andato perduto, che la natura resiste. E vorremmo fare una richiesta ai nostri amministratori: meno caos, meno rumore per le strade, meno divertimento facile e più attenzione alla natura.